Mi ha deluso. A livello umano, Antonio Conte mi ha deluso, non mi sono piaciute le sue parole. In questo video vi spiegherò il perché. Innanzitutto, però, devo ammettere, grande Antonio Conte a livello calcistico. Calcisticamente, ancora una volta, è on fire. Amici, tantissimo entusiasmo a Londra. Innanzitutto, Conte è già da record, sono 8 partite. Da quando lui ha iniziato la sua avventura con il Tottenham in Premier League non ha perso neanche una partita, 5 clean sheet, numeri da record. Mai nella storia un mister ha avuto questo successo nelle prime partite al Tottenham. E parliamoci chiaro, è una sfida complicata, una sfida difficile, in generale una piazza non semplice. A Londra storicamente il Tottenham è sempre stata la numero 3. E questo me l'hanno confermato tantissimi tifosi del Tottenham, mio amico, ho vissuto qualche mese anche a Londra, che non è mai stato semplice essere la numero 3, non a livello nazionale, a livello inglese, no, addirittura a Londra, in una città dove però dobbiamo anche ammetterci ci sono 12 stadi a livello professionistico, perciò io non capisco veramente come mai a Milano non riusciamo a fare uno stadio per il Milan, uno stadio per l'Inter, che secondo me una città come Milano se lo merita. Vabbè, questo comunque è un altro discorso, non so perché non riusciamo a farlo. Comunque a Londra ci sono 12 stadi, si gioca tantissimo a calcio, ma nonostante ciò essere la numero 3 è pesante, ovviamente ai tifosi non può piacere. Hanno vinto praticamente nulla dalla stagione 90-91, hanno vinto solamente 2 volte il League Cup, ultima Premier League risale addirittura al 1960-1961, a quella stagione lì. Un mio pensiero. Allora, noi sappiamo, amici, che le squadre che giocano con Antonio Conte, quando vanno a mille, quando c'è l'entusiasmo, vanno bene. E spesso riescono a fare forse ancora anche delle cose che uno non se li aspetta, tipo anche la nazionale italiana. Io mi ricordo l'Europeo, dove l'Italia è uscita contro la Germania con grande sfortuna durante i calci di rigore con Zaza, che è completamente sbagliato. È stato veramente ridicolo, mi è veramente dispiaciuto, ma per il resto ho notato che Antonio Conte diverse volte riesce a far veramente uscire tanto tanto entusiasmo, e quando le sue squadre vanno a mille, finché vanno a mille, riescono veramente a volare. Come al solito, però, anche adesso lui ovviamente fa anche le sue richieste, e perciò i tifosi e i media parlano di un Tottenham che, nonostante la crisi attuale, è disposto ad investire sul calciomercato, e stanno parlando ovviamente delle cifre importanti, e secondo me non sono solamente delle parole vuote, perché sappiamo che Conte vuole delle certezze. Conte, uno quando arriva, lui stabilisce le sue condizioni, e secondo me ci sono delle richieste importanti riguardante il calciomercato. E secondo me qualcun nome importante arriverà anche a questo Tottenham già adesso a gennaio. The Sun, per esempio, parla di un forte interesse per Chris Mann, altri parlano di Coutinho. Conte, nell'intervista post partita, ha proprio confermato che ci saranno nuovi acquisti. E quando sono stato nominato, ha detto Antonio Conte, mi è stato detto così. Perciò, ancora una volta, fa un po' di pressione sulla società. Perciò questo è un suo stile, però devo ammettere che merita rispetto, amici. Merita rispetto perché Conte non è che ha sempre scelto solamente le sfide semplici. Spesso è arrivato, diciamo, in squadre che erano ancora in costruzione, che ancora non erano pronti, ancora non erano da gestire, tipo Carlo Ancelotti. Secondo me un grande mister, soprattutto è sempre stato in grado di gestire grandi giocatori, dove spesso ha detto questi giocatori non hanno più bisogno di una tattica speciale, io devo solamente riuscire a metterli nel sistema, ad integrarli nel sistema. Il sistema deve essere perfetto per loro, loro non si devono più adattare a nulla, e spesso è stata una specie di papà. Perciò ci sono questi mister che vanno bene per squadre già pronti, però devo ammettere che Antonio Conte chiaramente c'ha sempre le sue richieste, e qui fa sempre tantissima pressione sulle società, però è un uomo a cui piace costruire qualcosa di nuovo. Vi do una piccola cicca, anche secondo me abbastanza divertente. Il Tottenham spesso in Inghilterra non viene chiamato Spurs, ma viene chiamato Spursy, cioè una squadra poco cinica, una squadra poco cattiva, una squadra dove i tifosi dicono: se questa squadra qui ci capita in una semifinale, sapete, ci sono tutte queste competizioni, FA Cup, League Cup, tutte queste competizioni in Inghilterra, spesso gli avversari sono contenti, adesso parlo delle big, perciò una squadra poco rispettata.
negli ultimi 30 anni, certo, c'erano delle stagioni esaltanti con Pochettino, con Eriksen, dove anche in Champions sono andati lontani, ma se prendiamo in considerazione tutti questi ultimi decenni, una squadra che fa veramente poco paura. E adesso vedo un po' che tanti tifosi anche della concorrenza, per esempio anche dell'Arsenal London, dove il Tottenham si sta avvicinando a 2 partite in meno, se non mi sbaglio, stanno iniziando a avere paura. Antonio Conte ancora una volta fa paura. Secondo me, però, la rosa non è esaltante. Perciò il percorso fino adesso è impressionante. Sicuramente c'è un piccolo effetto Antonio Conte anche a livello motivazionale. A lungo termine, secondo me, in questa stagione però sarà difficile di mantenere sempre questi ritmi, perché, ripeto, viaggiano anche adesso un po' sull'onda dell'entusiasmo. Però aspettiamo cosa succederà, aspettiamo soprattutto anche il calciomercato, amici. Questi sono un po' i miei spunti, queste sono un po' le mie idee su questo Tottenham di Antonio Conte. Adesso parliamo delle parole di Mister Conte che a me non sono piaciute molto. Innanzitutto ha parlato anche di Romelu Lukaku, diciamo non ha voluto parlare di Lukaku perché ha detto Lukaku, punto interrogativo, provo grande affetto per lui, ma è un giocatore del Chelsea, cioè lui ha fatto capire che non è una bella cosa se tu giochi al Chelsea di parlare di un'altra squadra, che è una cosa veramente un po' una mancanza di rispetto. Qui abbiamo già fatto diversi video, amici, certamente Lukaku ha mancato rispetto agli interisti quando è partito, quando ha lasciato Milano con l'SUV, vetri oscurati, senza salutare, già con la maglia del Chelsea nelle sue mani. Era una grande mancanza di rispetto, però adesso ha mancato doppiamente rispetto anche e soprattutto ai tifosi del Chelsea che gli hanno dato una seconda chance, poi 115 milioni di euro spesi e dopo pochissimi mesi organizza, perché quelle non erano parole. Così a caldo, dopo una prima, no, organizza addirittura un'intervista con un giornalista importante italiano, parla davanti ai microfoni con queste robe veramente pesantissime, dichiarazioni d'amore verso l'Inter, ma soprattutto anche critiche verso Tuchel, verso il sistema del Chelsea. Perciò a Conte, che non si vuole esprimere troppo, che dice Lukaku nel suo cuore, lui dice solamente è un giocatore del Chelsea, è un giocatore avversario, perciò io non voglio parlare, e questo significa ovviamente, anche se lui non lo pronuncia, che non gli piace questo stile di parlare di altre squadre se tu sei ancora sotto contratto come Chelsea lo è, scusate, come Lukaku lo è al Chelsea. Io però dico, è vero, non è bello parlare di un'altra squadra in maniera così positiva se tu sei sotto contratto, e questo ovviamente fa male ai tuoi tifosi, ma secondo me anche Conte ha parlato di un'altra squadra, ha parlato dell'Inter, l'ha fatto forse in maniera un po' diversa, però a me da interista non è piaciuto, amici. Mi ricordo le sue parole, innanzitutto, belle parole, la continuità dell'Inter fa piacere perché è la continuità di un lavoro che noi abbiamo iniziato. Ok, si prende i meriti, che sicuramente non sono solamente i meriti suoi, amici, perché l'Inter in generale, anche Marotta, ha fatto un grandissimo lavoro, sono riusciti a veramente costruire un grande, grande gruppo, sicuramente anche nome, anche merito di Antonio Conte, ma non solo. Poi però va avanti, adesso stanno continuando nel migliore dei modi, questo è vero, amici, una grande Inter, una Inter del record, un'Inter veramente strepitosa a livello di numeri, addirittura migliorata con Inzaghi, nonostante che l'addio pesantissimo di Lukaku, di Hakimi, anche di Antonio Conte stesso. Poi prosegue il mister adesso del Tottenham. Penso che l'Inter abbia posto le basi per stare lì per tantissimi anni. Poi però questa provocazione di qualche giorno fa, magari tornerò un giorno per provare a ribaltare un'altra volta i pronostici. E questo lo reputo anche una roba un po' brutta, amici. Appena andato dall'Inter, io da tifoso interista posso dire che erano anni che non c'erano più i cori personalizzati. E con Conte è tornato l'entusiasmo, c'erano i cori personalizzati per Antonio Conte, nonostante il suo passato con la Juventus, cori personalizzati per Lukaku, e anche questo qui mi fa un po' male. Sei appena andato via, vedi che la tua squadra sta andando benissimo, i tuoi ragazzi, il tuo gruppo che tu hai creato, va bene, sei un professionista, l'hai sempre detto, che diventi subito tifoso da quella squadra che alleni, ma nonostante ciò sei appena andato via e già adesso devi provocare? Cioè adesso devi dire che ti farebbe praticamente piacere distruggere quello che hai creato, quello ti rende ancora una volta un uomo d'affari, un uomo molto molto freddo, un uomo che ci tiene veramente pochissimo
alle squadre che allena un professionista al 1000%, per questo merita rispetto, per questo merita anche i nostri ringraziamenti, ma a livello umano, sono onesto, non mi sono piaciute queste parole. E amici, se noi diciamo Lukaku ci ha lasciato nella tempesta, la stessa cosa l'ha fatto soprattutto anche Antonio Conte, che aveva le sue richieste, sicuramente era insoddisfatto della situazione anche economica dell'Inter e ci ha lasciato. Perciò a livello umano Antonio Conte continua a non piacermi, sono onesto con voi, però lo reputo davvero un grandissimo, grandissimo motivatore e tutto sommato attualmente sul Tottenham, davvero in grande forma, adesso è riuscito anche a pareggiare contro il Liverpool. L'unica cosa negativa, vabbè, l'uscita in Conference League a causa di questo 3-0 a tavolino. Beh, amici, Conte anche l'ultimo anno è uscito con l'Inter in Champions League, lì sono stato davvero molto molto deluso, ma abbiamo visto anche un effetto positivo, quando si concentra al 1000% sul campionato, sul suo compito nazionale, riesce a fare veramente bene. Forse, chi lo sa, forse Antonio Conte un pochino è stato anche contento di uscire in questa Conference League senza fare una figuraccia, però senza sprecare risorse inutili, perché parliamoci chiaro, vincere la Conference League vale secondo me meno dell'League Cup, meno dell'FA Cup e ovviamente vale 10.000 volte meno di qualificarsi per la Champions League in un campionato competitivo come la Premier League, che quello sicuramente è l'obiettivo di Antonio Conte in questa stagione. Amici, spero che voi siete partiti bene in questo anno 2022, continueranno i video interculturali qui su Giano Sport, perciò se vi va iscrivetevi al canale YouTube, io voglio tanto tanto bene, vi ringrazio per il supporto, fatemi sapere un po' la vostra opinione nei commenti. Un abbraccio a tutti amici e partiamo forte quest'anno.